Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Smart Italia. Questa è una rubrica che cerca un po' di fare analisi della situazione con particolare riferimento al lavoro nella pubblica amministrazione. In particolare cerchiamo un po' di valorizzare come le pubbliche amministrazioni si stanno organizzando in questa fase così delicata. Oggi con noi Gianni Dominici, direttore generale di Forum PA. Ciao Gianni. Ciao. Benvenuto. Gianni, chi come te che comunque ha governato e come l'azienda che rappresenti Forum PA ha governato un po' l'innovazione nella pubblica amministrazione, sia facendo analisi, sia accompagnando alcuni temi strategici del paese. Ecco, come sta impattando il virus, le restrizioni che per decreto abbiamo anche per circolare sul lavoro della pubblica amministrazione? Beh, sta impattando sulla pubblica amministrazione come sta impattando su tutto il paese, sulle nostre famiglie, sulla nostra vita. Però dimostrando due cose, a mio avviso. La prima cosa è che per quando insieme noi, Formis e tutti coloro che nella pubblica amministrazione da anni parlano di innovazione, innovazione istituzionale, innovazione organizzativa, innovazione tecnologica, adesso ci rendiamo conto come quelle realtà dove questi processi erano stati avviati sono anche quelle realtà che adesso meglio gestiscono la reazione, cioè l'emergenza, la risposta. L'altra cosa che dimostra è che, come al solito, e anche se ci sono alti e bassi, perché il paese, la pubblica amministrazione, lo ripetiamo spesso, è fatto dal piccolo comune e dal grande ministero, dicevo, la straordinaria capacità dei singoli, di coloro che comunque in un momento come questo si organizzano. Lo vediamo nelle scuole, lo vediamo negli ospedali, lo vediamo nella pubblica amministrazione. Quindi la pubblica amministrazione sta reagendo in maniera strutturata, quelli che avevano già avviato processi di innovazione a tutto campo, in maniera più spontanea, ma molto, molto generosa, quelli che invece su questi processi erano un pochino in ritardo. Senti Gianni, come Forum PA, siete un'azienda, come tutte le altre avete anche, diciamo, delle difficoltà logistiche. Come vi siete organizzati? Ma tu lo sai perché io e te abbiamo, diciamo così, una lunga conoscenza e anche esperienza di lavoro insieme. Noi abbiamo da sempre, anche in altri ambiti, sperimentato soluzioni all'avanguardia. Devo dire che in questo momento ci siamo avvantaggiati del fatto che da anni lavoravamo già con strumenti come task management, come strumenti di project management, così come appunto strumenti di lavoro anche a distanza e remoto. Quindi, francamente, dal primo giorno, quando ancora non era obbligatorio per la nostra regione rimanere a casa, abbiamo deciso comunque di organizzarci in questo modo, proprio per ridurre, diciamo così, e aumentare la sicurezza di tutti noi. Tutto sommato bene, anche se poi ovviamente una cosa è lavorare a distanza, una cosa poi è essere chiusi dentro casa 24 ore su 24. Come azienda stiamo reagendo bene, perché tu sai che predichiamo, ma anche pratichiamo l'innovazione da tanti anni. Bene, e la pubblica amministrazione invece, Gianni, chi sta un po' in quella fascia di limbo, un po' in quella fascia intermedia, in cui un po' di innovazione l'ha fatta, magari i vari cambi anche amministrativi, di guida, di governo, sai, di turnover delle direzioni generali, via dicendo. Insomma, come la vedi, come la leggi questa PA che si deve attrezzare con lo smart working? Ma guarda, è evidente e io credo che le prime tre righe della circolare dell'amministratore sono fondamentali perché non si parla semplicemente di far fronte all'emergenza, ma si parla di appunto di una nuova PA che partendo da questa emergenza si rifonda su noi fondamentali. Era una PA che fino a poco tempo fa parlava ancora, scusate, non è politica, ma è solo citazioni di impronte digitali. Adesso è una PA che parla di smart working. Che cosa è fondamentale? Il cambiamento culturale. Gli strumenti si trovano. Quello che è importante è che questa sia un'occasione e non si torni più indietro
per una PA flessibile, aperta e che è basata appunto sugli obiettivi invece che sulle procedure, sui risultati invece che sulla presenza. Credo che da questo punto di vista la circolare della Datone è fondamentale e creerà un punto di non ritorno, perché anche quando sarà finita l'emergenza, penso che alcune cose ormai fanno parte di una cultura comune e noi tutti dobbiamo fare in modo affinché diventi una cultura comune. Noi come Forum PA, voi come Forum, ciascuno di noi impegnato in questo percorso di innovazione nella PA. E lo Senti, smart come... working, cioè tu sai, sicuramente. Prego, prego Roberto, prego. avete fatto, hai recuperato qualche ricerca, diciamo, sullo smart working che ci possa dare un po' il senso almeno di da dove partiamo per esserci poi tutti organizzati, scaricati applicazioni, utilizzato WhatsApp per fini lavorativi, utilizzato anche applicazioni comuni per fini lavorativi. Ecco, puoi farmi un quadro di da dove partiamo? Allora, il quadro dove partiamo è il quadro che gli amici dell'Osservatorio Smart Working e Politecnico di Milano ci hanno restituito qualche mese fa. Partiamo quasi da zero, o meglio, lo scorso novembre erano circa il 16% le realtà che hanno avviato nella pubblica amministrazione progetti strutturati di smart working. E così in un anno erano passate anche erano cresciute le iniziative informali dall'1% al 7%, quindi valori molto bassi ancora rispetto al settore privato. Questo prima della crisi. Ora noi, ovviamente, i prossimi mesi ci faranno capire, noi stiamo per lanciare un panel su questi temi, anzi, se ci aiutate come Formez anche a farlo circolare, un'indagine che stiamo facendo sulla pubblica amministrazione per capire come si stanno appunto organizzando e tirare fuori qualche numero per capire come si sta diffondendo questa nuova cultura. Dopodiché, i prossimi mesi vedremo appunto se è stato solo un'occasione per far fronte all'emergenza, ma un percorso nuovo che ci restituisce, come dicevo prima, una nuova PA. In termini pratici, la cosa fondamentale è considerare lo smart working non una forma di telelavoro per far fronte a situazioni particolari o di paese o individuali, una gravidanza, una malattia, eccetera. Lo smart working è un nuovo modo di lavorare, appunto, basato sulla fiducia e su un nuovo rapporto tra dirigenti e funzionari. È fondamentale e su questo continuiamo tutti a lavorare, perché questo ci potrà restituire, ripeto, una nuova PA in grado di essere protagonista dello sviluppo del paese. Senti, io ti ho conosciuto anche come sociologo fondamentalmente. In Censis eri indubbiamente illuminato. E volevo chiederti, ma secondo te questa PA che cambia, anche a strutture come la tua, che quindi proponevano anche eventi sia nazionali sia a livello locale, ecco, come cambierà la comunicazione delle pubbliche amministrazioni, come verrà un po' sostituita questa capacità di stare tutti insieme in una fiera, in una manifestazione, in un contesto dove effettivamente si tocca la gente con mano, insomma, viene là, ci sono stand, ecco, come cambierà da questo punto di vista? A proposito dei sociologi, i sociologi fanno riferimento al nostro sistema relazionale basato sulle reti deboli ma lunghe e sulle reti corte ma sfeste, forti. Noi abbiamo bisogno dell'uno e degli altri. Noi da sempre siamo fautori di un approccio ibrido. Ci sono dei momenti in cui dobbiamo allungare le reti e confrontarci magari con colleghi che sono in altre città, in altri paesi, in altri territori, e c'è un momento in cui invece bisogna incontrarci e introdurre anche l'empatia, il rapporto diretto, il confronto. Quindi io credo che questo evento pure mette in evidenza come sia necessario un momento di allungamento digitale delle reti e un momento di sintesi. Ed è come ci stiamo organizzando per il prossimo Forum PA. Ecco, sì, parliamo di Forum PA, sappiamo è sempre stato fatto a fine maggio, c'era questa data dei primi di giugno, se non sbaglio dal 9 all'11 giugno. Come vi state orientando o riorientando? Sì, ci siamo orientati evidentemente proprio portando
adattare alla estrema declinazione come stavo dicendo. L'idea è che Forum PA quest'anno, in una situazione così di crisi, raddoppia invece che ridursi e diventa un evento con due momenti importanti. Un evento digitale nella prima settimana di luglio, tutta una settimana di eventi digitali che vengono proprio per questo, ascoltare i territori, tornare in quelle realtà che in questo momento stanno lavorando in prima persona. Cito solo i grandissimi amici del Comune di Bergamo, che in questo momento sono impegnati quotidianamente a far fronte all'emergenza. E così quindi un momento di allungamento delle reti, di confronto su come il Paese sta reagendo. Vogliamo dedicare l'appuntamento di luglio al tema della resilienza digitale, su come il digitale ci sta aiutando a reagire. E poi invece un evento fisico, tra virgolette, tradizionale, sempre la Nuvola, ma la prima settimana di novembre, quando siamo tutti speranzosi che finalmente ci siamo lasciati questa esperienza alle spalle. Tanto più che lo dedicheremo al tema della Restart Italia, cioè il momento di ricominciare. A luglio è il momento di reagire, a novembre è il momento di ricominciare. Due momenti che è un momento solo. Mi sembra un'ottima idea. Gianni, in conclusione, ce la faremo, ne usciremo. Beh, certo che sì, lo dico per me, lo dico per te, lo dico per i nostri figli, sì, io e te abbiamo dei figli piccoli e non posso che non credere, che non essere ottimista e fiducioso che appunto da questa crisi nasca un paese migliore. Evidentemente c'erano alcune cose su cui ancora non eravamo pronti e questa crisi l'ha messo in evidenza. Come ti dicevo, mi immagino un paese che su questo si ricostruisce su nuovi fondamentali. Uno, il tema del Green New Deal, cioè del tema della sostenibilità, deve diventare un progetto comune. Il 2030 è un obiettivo comune di avere un paese che fa proprio gli obiettivi di sostenibilità, creando appunto un paese più accessibile, di qualità migliore e a disposizione delle nuove generazioni. L'altro tema fondamentale è il tema della tecnologia. Questo paese deve entrare nella quarta rivoluzione industriale e la pubblica amministrazione che adesso sta reagendo in questo può assumere un ruolo fondamentale e centrale, una PA che guida e aiuta il paese a essere protagonista della quarta rivoluzione industriale. Bene, una PA che guida il paese, questo mi sembra fondamentale. Io ti ringrazio Gianni, in bocca al lupo per te e per tutto il gruppo, salutacelo. Spero di averti di nuovo tra noi anche per fare un po' di analisi e seguire questo periodo così delicato. Un abbraccio Grazie. Gianni, a presto a tutti, Grazie. grazie. Grazie a te Roberto, grazie a tutti gli amici del Formez e grazie a chi ci ascolterà. Davvero. Ciao a tutti.